È stata una tragica fatalità, lettera di Marco Casonato ad un quotidiano sull'uccisione del fratello. Teatro Guglielmi, questa mattina sopralluoghi, il comune di Massa dovrà fare piccoli interventi. Stop ai mendicanti e venditori abusivi, il consigliere Benedetti lancia un volantinaggio. Manifestazione per la chiusura di Cava Fornace, appuntamento sabato alle 14.30, adesione di molti gruppi. Trasporto pubblico, la Regione firma un contratto ponte di 2 anni, in programma investimenti. Tanti eventi a Pontremoli per la fine dell'anno, brindisi al Castello del Pianiaro e festa in Piazza della Repubblica. Buonasera e bentornati al consueto appuntamento con la nostra informazione e come ormai avete sentito dai titoli, da quasi 2 mesi in carcere Marco Casonato, accusato di fratricidio a Villa Massoni, scrive al Tirreno: la morte di Piero è stata una tragica fatalità, volevo scattare foto per dimostrare la presenza di estranei nel parco della villa. Sentiamo i dettagli nel servizio. Marco Casonato parla dal carcere per ribadire che non voleva uccidere il fratello Piero quel pomeriggio del 1° novembre, ma che l'investimento avvenuto nel parco di Villa Massoni è stato frutto di una casualità. Nella ricostruzione uscita dall'interrogatorio si afferma che Marco si avvicinava a bordo della propria autovettura, apriva il finestrino ed iniziava a scattare alcune foto. Pare che poco dopo veniva avvicinato da Rambo Alilovic, ritenuto da lui il capo dei Rom, che attraverso il finestrino gli strappava di mano la macchina fotografica. Casonato cercava così di allontanarsi in auto, quando scorge un individuo che poco dopo ha riconosciuto come il fratello. Pare che Piero, correndo, gli si parava davanti anch'esso con una macchina fotografica. Nonostante il tentativo di evitarlo, l'indagato impattava contro il fratello, che nel mentre rotolava sul cofano e finiva a terra. Così interrompeva la marcia e veniva colpito al volto con un pugno e poi con un estintore, riportando una ferita all'orecchio destro. Marco cercava così di fuggire, ma veniva circondato ancora dai Rom, che colpivano il finestrino con un cilindro d'acciaio per poi colpire il lunotto anteriore con la lama di un decespugliatore, speronando la sua auto con un altro veicolo. Marciando avanti ed indietro, Marco cercava di evitare l'aggressione, non esclude che potesse essere ripassato sopra il corpo del fratello. Sembra che Marco abbia inoltre descritto il conflittuale rapporto con Piero, che lui ritiene essere affetto da molti anni da bipolarismo di quarto tipo, con tendenze a manifestazioni di esaltazione. Ciò lo avrebbe portato a circondarsi di Rom con l'illusione di gestirli come propri gregari, consentendo loro poi di svolgere lavori conservativi all'interno della villa. Marco dichiara quindi di essersi recato la mattina del 1° novembre alla villa per documentare lo stato della struttura in veste di custode giudiziario. Aveva notato che erano state fatte scavazioni che potevano mettere in pericolo i terrazzamenti. Tornato poi poche ore dopo sul posto, nota una panda rossa ed individui mai visti prima. Da quel momento la tragedia è stata inarrestabile. Centinaia di amici si ritroveranno domani allo Stadio degli Olivetti di Massa, intorno alle 15, per l'ultimo saluto a Gianfranco Magni, il giovane scomparso tragicamente martedì mattina all'alba. La salma partirà alle 14.30 dall'obitorio di Via Aurelia ed, accompagnata dai familiari e dagli amici più intimi, raggiungerà il luogo della cerimonia. Il rito religioso non si terrà in una chiesa, bensì allo Stadio della Massese, di cui il 38enne era grande tifoso. Ancora increduli per quanto accaduto, gli renderanno omaggio a modo loro anche gli ultras della curva bianconera, così come diverse squadre di runners. E dopo 2 giorni di lavoro dei Vigili del Fuoco sono terminati i sopralluoghi al Teatro Guglielmi di Massa. L'amministrazione e la cittadinanza sono però ancora in attesa di informazioni dettagliate. Sentiamo. Dopo 2 giorni di sopralluoghi al Teatro Guglielmi di Massa da parte dei Vigili del Fuoco, nelle prossime ore si saprà forse se il teatro rimarrà chiuso o aperto. I pompieri stanno verificando l'interno della struttura, ma ancora non è chiaro che cosa stiano cercando e l'amministrazione ancora non è stata messa al corrente di quanto rilevato volta per volta.
Si vocifera però su difformità di alcune delle porte dell'antincendio, del posizionamento di maniglie sulle uscite di sicurezza e di altre piccolezze che secondo il comune avrebbero potuto essere risolte in pochi giorni di lavoro senza dover ricorrere alla chiusura del teatro. Per questo motivo l'amministrazione aveva fatto istanza di dissequestro, ma la procura ha preferito non prendersela alla leggera ed approfondire le indagini. Pare però che il problema non si limiti alla sicurezza dell'immobile, ma che i controlli siano stati conseguenza di un'indagine divisa e molto più generale. Sembrerebbe emersa infatti una denuncia depositata dallo stesso comando dei vigili del fuoco di Massa Carrara contro una persona impiegata all'interno dello stesso comando. Sembrerebbero contenuti all'interno della denuncia alcuni elementi significativi che portano a pensare ad un modus operandi superficiale nel concedere le autorizzazioni antincendio nella zona di Massa Carrara. Sembra che qualcuno si sia approcciato in maniera inadeguata alle certificazioni antincendio. Proprio su questa persona la procura avrebbe concentrato le indagini indagando sulla certificazione del teatro per l'apertura del 2013. La procura avrebbe indicato il teatro come elemento prova. Aspetta ancora notizie di dissequestro il delegato alla cultura Mauro Fiori. Se il teatro non dovesse riaprire dovranno essere restituiti agli abbonati centinaia di migliaia di euro e ciò comporterebbe inevitabilmente un enorme danno finanziario al comune. E perdura l'afflusso di aria fredda ed instabile sulla nostra regione e si prolunga pertanto il codice giallo su tutta la Toscana anche domani. Ci saranno infatti locali formazioni di ghiaccio sulle strade di tutto il territorio regionale, complici le precipitazioni odierne e l'accentuato calo termico che darà luogo a temperature sotto zero nel corso della notte per gran parte della mattinata. La formazione di ghiaccio risulterà più diffusa nelle zone maggiormente interessate dalle precipitazioni odierne. Volantinaggio da parte di Stefano Benedetti contro mendicanti molesti e venditori abusivi. Per il consigliere di centrodestra non assecondare le richieste e non comprare merce contraffatta è il rimedio contro queste attività incivili ed illegali. Sentiamo i dettagli da Benedetta Del Padrone. Volantinaggio contro accattoni molesti, venditori abusivi e zingari da parte di Stefano Benedetti che in questi giorni ha invitato le persone a non cedere alle richieste di elemosina di stranieri e zingari e a non comprare merce contraffatta. Il consigliere di Forza Italia invita le forze dell'ordine e la polizia municipale a fermare tutti coloro che acquistano la merce falsa, denunciandogli e sequestrando ciò che hanno comprato illegalmente, basandosi sul principio che meno acquirenti implicheranno meno venditori abusivi. Durante la distribuzione del volantino abbiamo ricevuto tanti attestati di solidarietà, poiché spesso gli accattoni che chiedono elemosina sono molesti, soprattutto nei confronti di donne e persone anziane, dichiara Benedetti, portando come esempio il parcheggio centrale di Massa, Turati, da lui soprannominato Bronx, dove proprio il giorno prima di Natale due donne anziane sono state apostrofate con parolacce da un extracomunitario che insisteva per avere un euro. Difficile comprendere perché il sindaco non provveda all'installazione di un parchimetro o in alternativa di sbarre automatiche in entrata ed uscita dal parcheggio, continua l'esponente di centrodestra che pone l'attenzione anche sui due cimiteri di Mirteto e Turano, presi d'assalto, sempre a detta di Benedetti, da rom invadenti e molesti. Richiedo maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine e invito tutta la popolazione a non fare elemosina, a non acquistare merce illegale e a non utilizzare i ticket degli extracomunitari, perché questo è l'unico rimedio per debellare i comportamenti incivili che generano disagi e paure fra la popolazione, ha concluso il consigliere di Forza Italia. Ed ancora in merito a Cava Fornace, la sezione Massa Montignoso di Italia Nostra promuove la manifestazione pro chiusura la partenza in programma sabato alle 14.30 in località Capanne a Montignoso con arrivo alla discarica. Parteciperanno associazioni, cittadini e comitati, ma ci spiega tutto nell'intervista Rosalba Repore di Italia Nostra. Vediamo. Sabato alle 14.30 ci ritroveremo in piazzetta alle Capanne a Montignoso, di nuovo i promotori contro la discarica della ex cava Fornaci.
Siamo di nuovo a protestare, tutte le associazioni ambientaliste locali, il Comitato dei Cittadini contro la Discarica e tutte quelle forze politiche semplici cittadini che da anni, una storia quindi pluridecennale, combattono perché questa cava altamente impattante dal punto di vista ambientale venga definitivamente chiusa. Queste lotte hanno portato a un passo importante, alla delibera del Consiglio regionale recente che ha stabilito finalmente che quella cava deve essere chiusa. È un fatto politico importante che mette fine a una contrapposizione poco simpatica, molto esasperante, tra la volontà dei residenti, dei cittadini e la rappresentanza politica. Finalmente, almeno questo, tutti sono d'accordo che quella cava deve essere chiusa perché è impattante, ha una storia di infrazioni, di omissioni, di inquinamento e per cui almeno su questo c'è una certezza. C'è ancora incertezza invece sulle modalità e sui tempi della dismissione e soprattutto anche su un serio progetto di bonifica del sito, perché il sito andrà sicuramente bonificato e si chiede anche un progetto serio per la gestione quindi alternativa anche dei rifiuti. Purtroppo i comitati, le associazioni si sono allarmati dietro all'affermazione dell'assessore Frattoni che ipotizzava un tempo lunghissimo di dismissioni, 10 anni. È ovvio che questo per noi è inaccettabile e di nuovo con forza invitiamo quindi tutti i cittadini a unirsi a noi sabato alle 14.30 a Montignoso. Ed anche Forza Italia e Massa Cittanuova aderiscono alla marcia contro la discarica, senza simboli e bandiere, ma con tanta voglia di fornire un contributo per la chiusura di Cava Fornace di Montignoso, con l'augurio che la procura di Massa decida di porre sotto sequestro il sito. La discarica, dopo il documento approvato in Consiglio regionale, deve essere chiusa immediatamente, ha detto il consigliere Stefano Benedetti, per procedere poi alla bonifica complessiva del sito. E adesso qualche istante di pausa per la nostra pubblicità. Fatti una bella pizza Capum Marolan Coppa e vedrai che il mondo poi ti sorriderà. La pizzeria Elisir di Bruno Criseo presenta le sue pizze speciali realizzate con ottimi ingredienti, vegetariane, con cereali, integrali e poi l'atmosfera e la magia del forno a legna. Ma la sua passione sono anche le pizze artistiche, le sue opere d'arte. Solamente Bruno il pizzaiolo artista le sa realizzare come per magia. Pizzeria Elisir, via Ferdinando Martini 20, Massa, telefono 334 77 96 933, anche su Facebook. Cane del vicino che abbaia. Il cortile in disordine e i posti macchina occupati da altri. Questo condominio è un inferno! Rilassati, pensiamo a tutto noi. Siamo un team di professionisti con geometra, avvocato e commercialista sempre a tua disposizione. Chiedici un preventivo gratuito su pensiamoattuttonoi.com o al 339 41 97 188. Pensiamo a tutto noi. Ehi, chi dorme non piglia pesci? Sveglia! Le feste si avvicinano, la voglia di riunirsi tutti insieme a tavola aumenta e allora scegli Happy Fish con non solo pesce, un'innovazione al servizio del consumatore. Gusta tutte le novità gastronomiche che Gerardo e Sonia stanno preparando per te, con tante offerte da non perdere. Scampi, filetti di branzino e orata, misto quinoa con bacche di goji, bottarga della Sardegna, gamberoni argentini pescati e congelati a bordo e tante altre novità che puoi scoprire solo da Non Solo Pesce, in via Democrazia 44 a Massa, anche su Facebook. La mia macchina, bella.
bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti. Con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Ed in attesa della sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla gara unica del trasporto pubblico, la Regione Toscana attiva un contratto ponte di 2 anni. Partiranno investimenti ed il miglioramento del servizio. Sentiamo Benedetta Bianchi. Tutto pronto per la firma del contratto ponte tra la Regione Toscana e OneScarl, la società che raccoglie gli attuali 14 gestori dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma in Toscana. Si chiuderà così il lungo iter fatto di ricorsi a seguito della gara al lotto unico regionale. Questo contratto ponte durerà 2 anni e servirà a gestire appunto il periodo transitorio in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato. Prevede un corrispettivo complessivo di circa 300 milioni all'anno, oltre ai ricavi stimati in oltre 110 milioni di euro. I soldi serviranno a migliorare il servizio. Si avranno 229 nuovi autobus a basse emissioni in sostituzione di altrettanti bus ad altissimo impatto ecologico. Sarà attivato il sistema di controllo satellitare con la possibilità di informazioni in tempo reale sul transito, la bigliettazione via SMS ed elettronica in tutta la regione. Dal 1 luglio 2018 si avrà la comunità tariffaria regionale, ovvero tariffe omogenee in tutta la Toscana con costo del biglietto urbano dei capoluoghi a 1,50 euro, dei centri urbani minori a 1,20 euro e l'allineamento delle tariffe extraurbane alle attuali tariffe ferroviarie. Previste agevolazioni ISE ed abbonamenti. Grazie al contratto ponte nelle annualità 2018-2019 la Toscana avvierà la gestione del TPL su ambito regionale superando l'attuale frammentazione garantendo una maggiore omogeneità senza dover attendere i tempi di decisione dei vari livelli giurisdizionali per attivare i benefici che erano previsti dalla gara. Ed ogni settimana si leggono notizie su fatti gravi che accadono nei mezzi pubblici locali. L'amministrazione ha completamente abbandonato a loro stessi dipendenti ed utenza, denunciano i consiglieri del Movimento 5 Stelle, Luana Mencarelli e Riccardo Ricciardi. Dobbiamo rivedere l'intero sistema di trasporto pubblico che comprenda la tutela dei dipendenti, lo stato dei mezzi totalmente inadeguato e l'accoglienza per gli utenti in termini di fermate accoglienti con pensiline e panchine e adeguata informazione. Concludono così i consiglieri del movimento. Tanti eventi a Pontremoli in questi giorni per dire addio al 2017. Domani al Castello del Piagnaro il brindisi tra le stele oltre al presepe vivente. E grande festa domenica 31 in Piazza della Repubblica per salutare l'anno. Sentiamo Benedetta Bianchi. Pontremoli si prepara a salutare il 2017 con una serie di iniziative per ogni età. Il Castello del Piagnaro venerdì 29 e sabato 30 dalle 17 alle 22 sarà avvolto da una tipica atmosfera medievale grazie al presepe vivente di San Francesco realizzato dalla Proloco in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'ingresso sarà ad offerta libera, un invito alla partecipazione che viene esteso anche a tutti coloro che vorranno prendere parte attivamente alla realizzazione del presepe vestendo gli abiti dei personaggi principali. E sempre domani il Castello del Piagnaro e il Museo delle Statue Stele ospiteranno il Brindisi tra le Stele, evento organizzato dal Comune di Pontremoli. Alle 17.30 ritrova all'interno della Sala dei Sindaci, da dove i visitatori partiranno alla scoperta del castello, accompagnati da una curiosa lettura animata. Per i più piccoli poi il Borgo di Babbo Natale rimarrà a disposizione nei pomeriggi di sabato 30 dicembre e del 6 gennaio. E poi Capodanno, grande
feste in Piazza della Repubblica domenica 31 a partire dalle 22 con DJ set. Sarà installata una tensostruttura che permetterà anche in caso di maltempo di non rinunciare al divertimento. Un fine anno esplosivo a Pontremoli tra storia, cultura e musica. Vestiti i panni di Babbo Natale, una rappresentanza dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara ha fatto visita nel giorno di Natale ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale Apuano. I pompieri massesi hanno distribuito gadget e caramelle, ma grande è stata la sorpresa quando Babbo Natale ha regalato ai bimbi ricoverati una maglietta con il logo dei Vigili del Fuoco. Una mattinata densa di emozioni sia per i bambini ma anche per i vigili, che hanno voluto regalare sorrisi e un momento di spensieratezza nel giorno di Natale. Al termine, foto di rito con il personale in servizio nel reparto di pediatria. E domani sera, venerdì 29 dicembre, con inizio alle 21, al Teatro dei Servi arrivano gli Omini con l'Asta del Santo, spettacolo organizzato e promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, un gioco in cui ogni santo ha una sua storia che verrà raccontata per vendere la carta al miglior offerente. Solo in tre vinceranno e l'ingresso è libero. E adesso vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Il cielo è prevalentemente sereno nella mattina di venerdì 29 dicembre, ma la nuvolosità aumenta nel pomeriggio. Temperature minime in calo, congelate notturne nei fondovalle della Lunigiana. Massime inferiori alle medie, i venti soffiano deboli o moderati e il mare poco mosso. Nuvolosità variabile per sabato 30 dicembre. Temperature in rialzo, venti deboli o moderati e mare mosso. Nuvolosità in aumento a San Silvestro, Capodanno con piogge. Le temperature sono in rialzo, i venti tesi e il mare molto mosso. Per ulteriori aggiornamenti visitate il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Vi ricordo che fino al 31 dicembre potrete usufruire dei buoni sconti da 10 euro su una spesa minima di 50. Capito? Da Brico Center è Natale! E anche per questa sera è terminata la nostra informazione. Vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.